Abbiamo presentato un ricco calendario di eventi culturali perché sin dal nostro insediamento abbiamo cercato di rilanciare le attività culturali che ponessero al centro la città di Bagheria insieme ai suoi artisti, ai suoi mestieri tradizionali, alle sue tante forme di arte e di cultura. Abbiamo degli appuntamenti quasi quotidiani che svariano tra concerti, mostre, teatro e vorrei citare solamente, senza nulla togliere agli altri, alcuni appuntamenti molto importanti. Una bellissima mostra di fotografie di Scafidi relativa al film Il Gattopardo, che si terrà proprio a Palazzo Butera in collaborazione con il Lions Club. Una personale chiamata Twist del famosissimo artista Arrigo Musti che esporrà nel corpo C del Museo Renato Guttuso che inaugureremo il 21 dicembre e che è una mostra che sarà tenuta fino a febbraio qui al Museo Guttuso per poi volare in America e curata da dei curatori di calibro internazionale, da Annabel Presley e da Lorenzo Canova, quindi dei nomi importanti del mondo dell'arte e del mondo della critica. E abbiamo un altro importantissimo evento il 28 dicembre di mattina, un sabato, proprio a Villa Cattolica, dove gli ex, tra virgolette, dirigenti di quello che era il partito PC doneranno al comune di Bagheria il pannello raffigurante la battaglia di Ponte Ammiraglio, realizzato dai fratelli Ducato e firmato dal maestro Renato Guttuso, quindi un evento importantissimo che vedrà arricchire ulteriormente il patrimonio culturale della nostra città e del Museo Guttuso. Questo solo per citare alcune, diciamo, delle manifestazioni che avranno certamente più clamore. Poi ci sono tantissime manifestazioni, che riprenderanno, le nostre tradizioni dal canto popolare, con il maestro Martorana, piuttosto che, concerti proprio più natalizi, l'appuntamento con la stagione concertistica della città di Bagheria, curata dall'Associazione Bequadro e dal maestro Di Blasi.